Ciao a tutti, una bella giornata di neve. Volevo spiegarvi il motivo per cui sono uscito da Facebook. L'avevo scritto sul mio blog, però forse il motivo non l'ho spiegato abbastanza bene. Non è tanto un problema di privacy, nel senso che sto abbastanza attento a quello che mettevo in Facebook e non ho grossi problemi con. Diciamo, forse sarò ingenuo, ma non penso che l'azienda si metta a usare i miei dati per altri scopi da quelli indicati. Il problema principale invece è proprio probabilmente il motivo per cui molti di voi non ritengono di poter fare lo stesso passo, ovvero di abbandonare Facebook. È il fatto che è diventato praticamente indispensabile. Ha raggiunto quasi un monopolio sul controllo della nostra vita. Perché? Beh, perché se non sei in Facebook ti perdi tante cose. Magari gli amici non ti scrivono, non sanno come contattarti, perché abbiamo perso l'abitudine a scambiarci magari i numeri di telefono, indirizzi email, perché tanto sappiamo che c'è tutto là. Quindi, se non hai il Messenger di Facebook sei abbastanza tagliato fuori. Poi cos'altro c'è? Anche gli eventi, il calendario degli eventi. Non parlo solo di eventi privati tra amici, ma anche di mostre, spettacoli, concerti, eccetera. Tutti sono comunque indicati anche su altri siti, che però abbiamo perso l'abitudine di consultare. E quindi se non siamo in Facebook, magari non. Abbiamo perso l'abitudine di guardare altri siti e quindi perdiamo anche gli eventi. Dopo c'è anche una cosa che ho usato qualche volta, il mercatino dell'usato. E quindi è abbastanza comodo perché tutti praticamente sono in Facebook, devi vendere qualcosa, lo metti là, è gratuito. E alla fine tutto questo alimenta un circuito per cui tu devi essere in Facebook. Se non sei in Facebook non esisti. E questo a me. Non piace proprio. È proprio il motivo per cui nel mio piccolo voglio dire io non sono in Facebook. Torniamo a fare come si faceva una volta. C'era quando si voleva invitare qualcuno, scrivere qualcuno. Si abitava vicino, si andava, oppure si poteva telefonare. Si abitava lontano, su un altro paese, si mandava una lettera. Dopo, quando è arrivato internet, tante di queste cose sono rimaste, in più c'è stata la possibilità di iscriversi a un messaggio di email, di posta elettronica. E adesso con le reti sociali non è tanto un problema della rete sociale, ma è il fatto della rete sociale in cui ci sono tutti. Perché se fosse ci fossero tante reti sociali, come ce ne sono tra l'altro, distribuite e tutti non fossero sulla stessa, beh, il problema secondo me è. Non si porrebbe perché comunque tu devi essere abituato a saper contattare le varie persone, probabilmente l'email sarebbe comunque il modo più comodo per farlo. E poi qualcuno può dirmi, ma perché allora non abbandoni anche Gmail, YouTube? Beh, ci sto pensando effettivamente, però diciamo non vedo. Benché a livello di azienda, adesso non so quale sia più grande, quale sia più invasiva, potrebbe anche essere Google, però dal punto di vista personale della società, diciamo, io vedo che Facebook è più forte, perché Facebook comprende tutto quello che fa Google. Per esempio Gmail in primo luogo non ti obbliga, anzi non obbliga e nemmeno invita le altre persone ad avere Gmail, cioè se il fatto che io usi Gmail non impone a nessun altro dei miei amici di usare Gmail, possono aprirsi una casella postale in qualsiasi altro posto e possiamo comunicare, mentre Facebook o Messenger o iMessenger o niente. YouTube, beh, ci sono tanti altri servizi di video che anche uso, tra l'altro, ma li metto qualche link in descrizione. Però, ecco, anche Facebook ha i video, alle dirette streaming. Quindi io vedo Facebook come più, dal punto di vista di impatto sulla società, più grande di Google. Chiaramente Google ha un impatto, ma è un po' più nascosto, non è così diretto, è legato probabilmente
alla pubblicità, agli introiti pubblicitari, nel senso che comunque io sono in Gmail e se non avessi il filtro contro i messaggi pubblicitari che ho installato e consiglio a tutti di installare, ecco, sarei ricoperto, inondato di pubblicità di Google. Però ecco, ricapitolando, il motivo principale per cui ho lasciato Facebook è che non mi piace che un'azienda sola abbia un così grande controllo sulla mia vita. Nel senso che è difficile lasciarla. Lasciare Gmail non è così difficile. Gmail è molto comodo, però voglio dire, non sarebbe neanche così difficile aprirsi un'altra casella postale da un'altra parte e usare quella, e penso che lo farò prima o poi. E così, questo è quanto, vi lascio con questa bella nevicata. La neve si era sciolta tutta, ci ha dato speranze che arrivasse la primavera, e dopo 2 giorni che eravamo senza neve, boom, è caduta questa valanga di neve su di noi. Va bene, buona giornata a tutti, ciao ciao.